quest'anno non era scontato. Quando Danco mi ha detto in primavera, no no ma io lo faccio, io pensavo, boh, devo dirti la verità, pensavo che tu fosse, come dire, un esorcismo, che non, tu non volessi mollare. Tu mi dicevi, no ma apriamo tutto, faccio i ventilatori, le cose distanziate. Io pensavo, vabbè vabbè, però... Presidente del Consiglio cambia completamente stile comunicativo. Ricordo che la settimana precedente aveva partecipato a 16 trasmissioni televisive solo la domenica, ricordate? E tutto questo aveva aumentato il livello di disorientamento delle persone. Ma il fine settimana nel quale si stabilisce il lockdown, quindi le zone rosse per una parte delle province italiane, poi ovviamente il divieto è stato esteso alle altre, a tutto il territorio nazionale, bene, lì si certifica la gravità del problema e allora guardate come esplode la preoccupazione, che si mantiene alta. Questi sono campioni che noi intervistavamo settimanalmente, si mantiene molto alta, sopra il 50%, poi con la fase 2 incomincia a diminuire e poi vedete che il dato oscilla fino al dato finale che vi mostravo prima. Tutto questo per dirvi che in realtà non ci sono ancora oggi le idee chiare. Non riuscivamo a decidere se seppellire, ah, perché oltre alla chiusa comica c'è anche il tema, che sono molto bacco, tutto così, matematico. Non riuscivamo a deciderci se seppellire o cremarla, seppellirla, cremarla. Alla fine l'abbiamo lasciata dire. Corso di economia politica e lui introduce una nozione interessante, perché a che cosa dovrebbe tendere la società? Beh, la società dovrebbe cercare ovviamente non di massimizzare l'utile di un individuo, quello è troppo comodo, o di pochi individui, dovrebbe cercare di in qualche modo massimizzare qualche cosa che abbia a che fare con la società intera. E pare andando per indietro, noi stessi eravamo dei rettili e prima ancora degli antichi e prima ancora dei pesci polmonati, che sono stati i primi a sbarcare sulla terra, e prima di loro nei mari, perché tutta l'evoluzione. Il sindaco deve muoversi, deve stare in strada, deve parlare con la gente, bisogna avere la capacità di ascoltare tutti. Questa è una cosa che ho imparato, non ero così io 3 anni fa, però ho dovuto imparare, e sono contento di averlo fatto, ad ascoltare tutti, poi però bisogna prendere decisioni. Quindi io posso prendere la decisione che ritengo più opportuna se ho ascoltato tutti. Questo vuol dire stare vicino. Questa canzone bisogna fare bombo ridi bom. Bombo ridi bom, bombo ridi bom. Proviamo tutti insieme, anche i grandi, dai, gettate la maschera. Bombo ridi bom, bombo ridi bom, bombo ridi bom, questa è la mia faccia, bombo ridi bom. Prendetelo, se non volete comprare il sole 24 ore, fatevelo regalare al giornalaio, rubatelo, fate che vi pare. Però lui oggi ci dà, ci regala, come tutti i giornali regalano sempre una cosa la domenica, il Tutti in Classe, uno speciale, o uno special come si dovrebbe dire, che io vi consiglio non solo di leggere, ci sono molte cose secondo me mediocri, sbagliate, che non tornano, che saranno smentite, ma altre interessanti. Tenetevelo almeno per un qualche mese o per tutto l'anno e vedrete. E quindi quando sono tornata dalla mia esperienza negli Stati Uniti, diciamo che a scuola ho iniziato a dedicarci meno tempo, perché il mio tempo lo dedicavo per esempio lo passavo studiando per partecipare a concorsi dell'Agenzia Spaziale Europea, per fare le cose che interessavano a me. Questa cosa è mia professione.
Quando sei povero di risorse naturali ti vengono in mente delle robe straordinarie. Quando ne sei ricco non fai il tuo. Di un'idea di Sicilia che noi vogliamo regalare a tutti voi che avete avuto la malaugurata sorte di non essere siciliani. Un po' di presunzione ci vuole. Grazie. Di religione, di inclinazione politica, un vaffanculo è per sempre.